Farà salire a bordo 2 esemplari per ogni specie animale. Mancano all'appello 2 giraffe, 2 elefanti e alcuni dicono un solo asino. Che idiota! Un vero imbecille! Stupidi. Non fateci caso, ragazzi, mangiate. Avanti. No, non ho fame. Nemmeno io. Voi non ne avete e io ne ho troppa. Posso andare al bagno? Anch'io. Va bene, Dylan, vai con loro. Grazie. Prego. Mi scusi, posso avere altre patate? Un momento. Grazie. Mi scusi, sta bene? Sì. No, è una lunga storia. Mi piacciono le storie. Ne ho anche scritte, sono tutte raccolte in un libro. Mio marito conosce Noè di New York? Quello che costruisce l'arca. È lui? Mi piace quella storia, l'arca di Noè. Molti non ne comprendono il significato, ci leggono solo la collera di Dio. Ad alcuni piace vederlo adirato. Qual è invece il significato dell'arca? Beh, credo sia una storia d'amore, sulla fiducia reciproca. Gli animali giunsero a coppie e sono rimasti uniti fianco a fianco, come Noè e la sua famiglia. Tutti salirono sull'arca fianco a fianco. Ma mio marito dice che Dio gli ha dato quell'ordine. Lei come la vede? Io la vedo come un'opportunità. Le faccio una domanda. A chi pregando chiede pazienza, crede che Dio dia pazienza? O dia invece l'opportunità di essere paziente? A chi chiede coraggio, Dio lo concede o dà l'opportunità di essere coraggioso? A chi chiede la gioia di una famiglia più unita, crede che Dio regali sentimenti rassicuranti o l'opportunità di dimostrare amore? Bene, ora vado. Altra gente da servire. Prego. Non avrà sorpreso quelli...